credo sia bello che anche i ragazzi partecipino. Durante ciascun scavo, sono sicuro che dall'esposizione fatta oggi avrete capito che è un lavoro duro, che richiede una grande concentrazione. Nessuno può entrare in uno scavo senza un invito personale. Poi, ogni sera intorno al falò, Joe canta. Gli ho chiesto di fare il suo debutto globale proprio qui, cantando una canzone che ha scritto. Hai scritto tutte le canzoni in questo libro. Beh, adesso ce ne canterai una. Non è vero? Sì, signore. Volevo chiederti di cantare la mia canzone preferita, intitolata And It's You. È una ballata d'amore. Mi piace questo stile, di quando siamo sotto il cielo stellato nel vecchio West. Rispecchia lo scenario familiare del West, ma credo che sarà un canto che porterai in giro per il mondo. Grazie. You're the new in the springtime of the trees. You're the voice in the soft summer breeze. You're the color when the fall turns a leaves. You're the warmth in a fire in a freeze. You're the calm when it follows the storm. You're the peace when the whole world's at war. You're the rest for the weary and the worn. You're the sleep on the night's peaceful shore. And it's you, my love. You're every good thing to do. And it's you, my love. You're every good dream come true. Through the times one can never forget, you're the loveliest I've ever met. You're the laughter when life is upset. You're the one love I'll never regret. You're the strength when the strong turn to weak. You're the brave one with courage to speak. You're the hope of life looks most bleak. You're the faithful that all wise men see. And if you, my love, you're every good thing. This appears to be the neural arch. The bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here where the hot spot was. Ray can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there's a hot spot here. Hai appena fatto il tuo debutto mondiale, Joe. Ora, in conclusione di questa puntata del tutto particolare, capita ogni tanto che un bambino si avvicini e dica: questo è un fossile? O che osso è questo?
Questo accade quasi tutte le settimane al museo e la cosa non mi sorprende. Abbiamo qui con noi due ragazze che volevano fare una domanda. Cos'è che avete portato con voi? Vi presento Cosmo e Faye. Questo è un osso di dinosauro? Ebbene, vediamo. Joe, hai un'esperienza più che ventennale nel campo. Sembrerebbe un osso del collo, una vertebra, la prima vertebra di un mammut. Ma probabilmente si tratta semplicemente di un sasso sul quale scorreva l'acqua nella parte più morbida, non so, come sotto cascata o una grotta. Ci sono qui delle cose che sembrano dei denti. Probabilmente si tratta di un qualche tipo di conchiglia che è stata tagliata a metà. Sembrano denti di una creatura marina. Un sasso molto interessante, sicuramente un sasso che avrei raccolto e portato a casa. Grazie. È stata una puntata veramente unica. In questi 30 secondi di chiusura chiederò a questi uomini di mettere queste ossa insieme per darvi l'idea esatta di quanto sarebbe stato alto questo dinosauro all'altezza delle anche. Signori, dovete farlo in pochissimi secondi perché la scaletta è precisa, come sono precisi i nostri scavi. Questo è un femore che innesta sulla tibia. Messi insieme, vi dà l'idea di quanto poteva essere alto. Questa è l'altezza delle anche. Grazie per essere stati insieme a noi, a Creazione nel XXI secolo. Ricordate di scriverci in via Pascoli 103 21050 a Marnate, Varese. Grazie ancora.